Eccoci qui, buongiorno, siamo in diretta per Casa La Terza e stamattina abbiamo un dialogo con Paolo Cornaglia Ferraris. Credo che molti di voi ricordano un libro che fece molto discutere, uscito nel secolo scorso, nel 1999, che si chiamava Camici e Pigiami. Ecco, credo che Paolo stia chiesto appena la partecipazione. Vediamo se appare la sua, dovrebbe arrivare tra poco. Saluto tutti quelli. Ciao Paolo! Ciao! Mi senti? Tutto bene? Molto bene, sì, grazie. Bene, vedo una finestra aperta, che è una cosa, sì, è una cosa da fare, giusto, in questo periodo, tenere le finestre aperte. Assolutamente. Come stai? Bene, grazie, tutto bene. Bene, bene. Stavo dicendo ai nostri... l'altro giorno abbiamo fatto la diretta con una book influencer molto nota che si chiama Crescentini, ma si fa chiamare Tegamini, e lei chiamava le persone i miei cuoricioni. Allora non credo noi possiamo adottare la stessa definizione, ma insomma i nostri interlocutori, le persone che ci stanno, che stanno raggiungendo e che saluto tutti, vedo che sono numerose, e per questa chiacchierata, dicevo, con una persona che probabilmente molti ricordano per un libro che fece molto discutere, che si chiamava Camici e Pigiami, che è uscito nel secolo scorso, perché era del 99, se non sbaglio. La prima uscita. E che era un libro che aveva come sottotitolo importante, il titolo è Camici e Pigiami, quindi medici e pazienti, ma il sottotitolo era più specifico, era Le colpe dei medici nel disastro della sanità italiana. Ecco, tu sei un medico e quindi non è ovvio, soprattutto in questo paese delle mille corporazioni, che si critichino, si denuncino i propri colleghi, e tu ne hai avuto qualche conseguenza, perché quel libro che è uscito con l'anonimato, decidemmo insieme di cambiare, di mettere i pseudonimi, per la verità fu una mia proposta, perché dissi altrimenti ce ne andiamo in galera tu ed io tutti, perché tu hai messo tutti i nomi nella prima versione, però poi decidemmo di cambiarli, e però poi erano abbastanza chiaramente identificabili. E poi tu in un'intervista all'Espresso facesti qualche nome relativo anche all'ospedale dove tu lavoravi. Tu vivi a Genova, sei sardo, come si capisce appena si parla con te, ma vivi da molti anni a Genova, lavoravi al grande ospedale come il Gaslini e facesti i nomi di implicati in una vicenda poco commendevole, giusto? Sì, e fu un mare di guai, ovviamente. E fu un mare di guai, nel senso che da una parte fosti denunciato per diffamazione, forse, non mi ricordo se era così. Sì. Ho accumulato ben 14 processi per diffamazione, non pochi. Diffamazione, e poi fu chiesta la tua sospensione o radiazione dall'Ordine dei Medici. Fu chiesta la mia radiazione, sì. Esatto. Ora, la cosa è andata avanti per anni, alla fine sei stato assolto in Cassazione su tutti i fronti, diciamo, non sei stato radiato forse dall'Ordine dei Medici o no? No, cioè, assolutamente no. Però ovviamente a quel punto hai smesso di lavorare al Gaslini, visto che era stato lo stesso Gaslini a farsi parte attiva di questa denuncia. Hai passato anni non facili, e però, come dire, come mi hai detto l'altro giorno, perché hai detto mi sento un po' colpevole di questo, mi hai detto no, non ti devi sentire colpevole come editore, il libro è stato un best seller, ecco, questo non l'ho detto, ma il libro ebbe una clamorosa diffusione, abbiamo ristampato, mi ricordo quell'anno non smettevamo di esaurire un'edizione, ristampavamo, è un libro di cui si è parlato moltissimo sulla stampa, Repubblica poi ti ha affidato una rubrica che si chiama Camici e Pigiami, ma appunto mi ha detto non ti devi pentire perché poi è cominciata una nuova vita per me. Ecco, ci puoi dire due o tre parole su questa nuova vita che è cominciata, per esempio sull'ambulatorio che hai fatto a Genova? Dunque, c'era la legge Bossi-Fini che eliminava i bambini clandestini dalla possibilità di avere un pediatra di famiglia,
E questa clamorosa iniquità, insieme al mio desiderio di continuare a fare il medico in pratica, mi ha fatto aprire un ambulatorio gratuito per bambini privi di pediatra e privi, ovviamente, in quanto poveri, anche dell'odontoiatra, del dentista. Quindi abbiamo trovato volontari, sia pediatri che dentisti, e abbiamo aperto un piccolo ambulatorio proprio appena sopra Via del Campo, nei vicoli della vecchia Genova, e appena aperto, vista la gratuità e la nostra disponibilità, ovviamente si è riempito di ragazzini. Facevamo 3.000-3.500 visite all'anno, quindi tutti i ragazzini immigrati non regolari potevano trovare lì un punto di riferimento per essere curati da cose banali, mal d'orecchio, varicella, queste cose qua, quindi niente di così grave, mal di denti, ovviamente. La cosa è andata avanti per moltissimi anni, sino a quando finalmente, all'alba di ieri, praticamente pochi mesi fa, la ASL 3 Genovese si è resa conto che il problema della salute, della prevenzione di malattie dell'infanzia era un problema che poi generava costi inutili tra gli adulti che poi diventavano di fatto immigrati regolari, per cui adesso, oggi, sono assistiti tutti, che siano o non siano regolari, da quando il nuovo ministro della Sanità Speranza ha creato una legge che abolisce di fatto quei principi esclusivi che escludevano le persone dalla sanità pubblica. Quindi questa è stata un'attività, diciamo, che è andata ad esaurirsi pian piano, grazie al fatto che abbiamo fatto una supplenza di un po' di numero di anni, che poi finalmente la sanità pubblica ha caricato sulle proprie spalle, il che dice una cosa molto semplice, che la sanità è di tutti, non è di chi se la può pagare. Cioè, o tu curi le persone che hanno la tubercolosi, io mi ricordo un bambino col quale ho fatto diagnosi di tubercolosi polmonare, o se no questo bambino circola con gli autobus e va a scuola. E ovviamente crea un problema per gli altri, quindi o si curano tutti come si deve e si prevengono la diffusione di malattie, o se no, se diventa una questione di censo, per cui chi è ricco si cura e chi è povero s'arrangia. La salute pubblica non può essere custodita, sono concetti che il vecchio Giovanni Berlinguer, medico del lavoro, che ha pubblicato con voi nel 59 un libro che è stato un importante precursore della riforma insieme a De Longu, è stato un libro La medicina è malata. La medicina era malata. Non è che sia tanto guarita, cioè ha fatto dei progressi enormi, però questa epidemia di oggi ci fa capire quanto la malattia sia legata alle leggi e alle organizzazioni e quanto invece alla incapacità di sapersi difendere da un agente infettivo. Quindi quanti ne ammazza il coronavirus in un paese che ha un'organizzazione sanitaria pubblica molto buona? Sicuramente molti di meno di chi ce l'ha pessima o cattiva o Questo mediocre. ci arriviamo tra un minuto ed è ovviamente sarà un tema della nostra conversazione. Tra l'altro dico subito a tutti che proprio in questi giorni Paolo ci ha dato un breve dizionario del coronavirus, del Covid-19, che abbiamo messo sul nostro sito, sul sito della casa editrice a disposizione gratuita e abbiamo già avuto più di 1.000 download perché è molto semplice, molto chiaro e però dà, come dire, a tutti i riferimenti anche delle discussioni sui vari aspetti, perché abbiamo sentito alcune anche pareri diversi. Ci arriviamo tra un minuto. Tu hai detto la salute e la sanità è di tutti e hai fatto riferimento al tuo lavoro con i bambini immigrati. Tra l'altro oggi pomeriggio alle 5, per chi fosse interessato, sulla pagina Facebook del Festival della Salute Globale, la terza fa organizza dall'anno scorso a Padova un Festival della Salute Globale con Stefano Vella e Walter Ricciardi. Io farò un dialogo con Don Dante Carraro, che tu ben conosci, che è il responsabile del QAM,
Medici con l'Africa, e proprio di questo parleremo, di come paradossalmente, mi diceva Don Dante, oggi noi italiani andiamo in Africa, ci guardano con timore loro perché siamo possibili untori, ma mi chiedevo domani che succederà se ci fosse in Africa un aumento dei dati che per il momento sono modesti, ma questo potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione per quanto riguarda i nostri pregiudizi nei confronti degli immigrati. Anche, diciamo, se oggi in realtà, come vediamo dalla discussione, noi abbiamo tutto l'interesse in questa situazione di crisi a regolarizzarli, no? E quindi a uscire appunto da quella situazione di stallo di cui tu parlavi. Abbiamo l'interesse a regolarizzarli non solo, ma anche a conservarne e custodirne la salute, perché noi abbiamo interesse ad avere gente sana che lavora, non gente malata da assistere. Quindi se neghiamo un servizio sanitario a chi cresce, a un bambino, siamo degli idioti, nel senso che stiamo costruendo un costo che potevamo evitarci. Questo è sicuro, ma di più, il traffico di merci e di persone è diventato così capillare, per cui il diritto alla salute non è un diritto della Repubblica Italiana e di chi ci abita, è un diritto che dobbiamo estendere all'umanità intera, nel senso che non può esistere che non facciamo uno sforzo collettivo per garantire salute a tutti come un diritto, che è fondamentale, perché se non curiamo gente che si ammala, questa gente ci arriva in casa, prima o poi. Quindi non è una questione di altruismo, è una questione logica molto, molto pragmatica, per cui la salute collettiva è una garanzia di servizi e organizzazioni che funzionano, e su queste organizzazioni noi dobbiamo investire denaro, denaro e Ma tu competenze. hai detto una cosa importante, perché se noi parliamo di diritto alla salute, dobbiamo essere anche consapevoli delle implicazioni economiche che questo ha, no? Beh, l'ho scritto su un libro che avete pubblicato voi. La salute non ha prezzo, altro che se ce l'ha, c'è un prezzo alto, un costo alto. Quindi dobbiamo anche sapere che questo ha un'implicazione banalmente sulla fiscalità, ad esempio. Cioè dobbiamo sapere che noi parliamo di diritti, dobbiamo essere pronti anche ad accettare il fatto che chi ha più, diciamo, del necessario, chi ha più di quanto non sia una vita confortevole e dignitosa, e c'è una quota di popolazione anche in Italia, che è un paese che avrà servizi pubblici non sempre all'altezza, la sanità è stata per anni tra i migliori, ma insomma poi ne parliamo. Una ricchezza privata però molto alta, in Italia c'è una ricchezza privata molto alta e, come dire, generalmente tutti i partiti politici, nessun partito politico oggi dice dovremmo o potremmo pagare più tasse per finanziare il diritto alla salute come il diritto all'istruzione. Si gira intorno sul tema dell'evasione fiscale, ipocritamente si dice, ma noi non abbiamo l'evasione fiscale, come se di fronte a un terremoto qualcuno dicesse non aiuto i terremotati perché prima dovete recuperare l'evasione fiscale, no? Allora, il diritto alla salute implica anche un'opzione, e un'opzione che dice per me, dunque, il bibliotecario curioso dice tra mafia ed evasori la pressione sugli onesti è eccessiva. Beh, la pressione sugli onesti si può graduare, può essere una pressione più leggera su chi guadagna 200.000 euro all'anno lordi o 100.000 euro lordi, ma chi guadagna mezzo milione all'anno forse, diciamo, può avere una pressione fiscale più alta. In passato è stato così, negli anni 50 e 60 la pressione fiscale dei redditi più alti, non solo in Italia, ma perfino sotto Eisenhower in America arrivava all'80-90%, no? Sì, e poi servono anche degli esempi che diciamo, premiano il comportamento virtuoso. Se tu vai in motorino senza il casco e finisci al pronto soccorso, per esempio, non è detto che la sanità pubblica debba farti la TAC gratis. Magari se te la fa pagare almeno 10 euro, la prossima volta il casco te lo metti.
Cioè, ci vogliono anche dei comportamenti, oppure se fumi due pacchetti di sigarette al giorno e poi ti ricoverano per un TAC del polmone, per sospetto carcinoma polmonare, forse se paghi un pochino di più le sigarette, ne fumi un pochino di meno. Cioè, ci vogliono anche delle cose che premiano, i comportamenti che tutelano la propria salute e quella di chi ci sta a fianco e che un pochino penalizzano chi invece se ne frega, scusa Certo, l'espressione certo. volgare. Sì, più semplicemente io penso che in un paese in cui i dati ISTAT ci dicono che ci sono 5 milioni di poveri misurati non, questo è interessante, in base al reddito, ma in base ai consumi, cioè che consumano sotto il livello minimo E considerato quindi sono quello, diciamo, considerato i poveri, beh, poi se c'è un'altra parte del paese che ha la doppia casa, la tripla automobile, tutte cose assolutamente giuste che possono corrispondono, come dire, a un lavoro serio e onesto, ma mi pare che si possa anche ipotizzare una ripartizione. Ma veniamo al tema di oggi, che tu sei molto qualificata ad affrontare, perché appunto sei un medico, non l'ho detto, ma è risultato quello che hai detto tu, un pediatra, hai lavorato all'estero per un periodo in America, hai fatto appunto un lavoro sul campo di base e hai scritto sulla questione della sanità e della salute in tutte le sue forme, il privato e il pubblico, appunto il sistema sanitario, la responsabilità dei medici, il ruolo dei medici, eccetera. Io vorrei entrare subito in un tema di assoluta attualità, che è quello della fase 2, che suscita in questo momento giustamente molte aspettative, in una situazione di grande ansia in cui temiamo che più si allunga la lockdown e più perderemo opportunità, ciascuno di noi, collettivamente, individualmente. Però tu mi dicevi l'altro giorno, nella chiacchierata che abbiamo fatto, ci sono anche, come dire, delle false idee che vanno in giro. Prima di arrivare a problemi più specifici come i tamponi e i test serologici, tu mi dicevi qualcosa, per esempio, anche rispetto banalmente alle forme di socialità, al fatto per esempio dei ristoranti, del plexiglass, piuttosto che invece andare nei giardini, nei parchi pubblici, che mi sembrava interessante come informazione per tutti. Mi dicevi che avevi qualche dubbio sul fatto di poter recuperare subito una socialità nei ristoranti mettendo dei pannelli, cose di cui si parla in questo momento. Beh, no, quelle sono cose ridicole. L'ambiente chiuso, in un ambiente chiuso dove molti parlano e molti respirano e siccome mangiano non possono avere la mascherina addosso, la concentrazione di virus aumenta. In un ambiente aperto invece no. Quindi, visto che andiamo incontro verso la bella stagione, togliamo le automobili dai marciapiedi e da vicino ai marciapiedi e offriamo ai ristoranti degli spazi aperti all'esterno, occupando aree pedonalizzando e rendendo aperti i locali, in modo tale che la gente possa mantenere le distanze e mangiare all'aperto tranquillamente con i propri familiari o amici. Questo è più efficace di qualunque pannello di plexiglass tu voglia mettere tra un tavolo e l'altro, perché non c'è ombra di dubbio che tosse, starnuti, per quanto il plexiglass possa essere alto un metro sopra di te, a parte il fatto che io non ci andrei proprio a mangiare con un pannello davanti e col mio interlocutore di fronte per chiacchierare con un pannello in mezzo, e credo che ci sia poca gente che andrebbe. Genere. La questione del negare libertà come quella di andare in giro in un parco, per esempio, la trovo sciocca. Perché non puoi far correre le persone o passeggiare le persone in un parco? Non c'è un rischio reale di contagio. C'hanno una distanza molto elevata, c'è un ambiente esterno che non favorisce la concentrazione virale, quindi perché non li fai passeggiare? E i bambini perché non li fai giocare insieme, visto che l'incidenza di forme polmonitiche nel bambino è bassissima, 0,00. Cioè, oh, ragazzi, non si ammalano i bambini, non è un problema pediatrico. Allora, cominci a chiudere gli asili. Ma gli asili aprili, non c'è ragione di obbligare bambini
Cioè, chi ha due figli e sta in un condominio di una casa popolare di 50-60 metri quadri per 2 mesi interi con due bambini, ha dei problemi seri oggi. Non può essere negato il fatto che queste creature stanno vivendo una intrusione nella loro dinamica di crescita che, se dura una settimana, 2 o 3, può anche essere superata come un gioco, un diversivo, ma se dura 3 o 4 mesi non è così. E diventa troppo pesante. Magari questi bambini non dovranno andare a trovare i Scusa, nonni. non ti sento più. Dicevo, mi senti? È poco, è andata via la voce. Adesso provo ad alzare il volume. Io ti sento bene, credo che ti sentano. Mi senti Ti adesso? sento poco, ma ti sento, sì. Dicevo, magari questi bambini, noi ti sentiamo benissimo, quindi Ok, bene. magari questi bambini non dovranno andare a trovare i nonni. Ecco, questo sì. Questo sì, se il bambino è per il 95-98% resistente all'infezione, non è detto che sia invece resistente a portare il virus nelle proprie secrezioni, nel proprio moccio dal naso, diciamo così, per essere popolari, e che questo moccio poi non diventi un veicolo di contagio per i nonni, che invece sono persone a rischio, avendo una sclerosi dell'albero arterioso ben superiore a quella loro, dal momento che questo virus pare che abbia un particolare interesse agli anziani con arteriosclerosi o comunque con problemi di circolazione o circolo e respiro. Stiamo capendo sempre di più, man mano che passano i giorni, che qual è diciamo, la malattia che il virus scatena in un anziano rispetto a un giovane. Comunque, i dati sinora sono molto chiari. I bambini non si ammalano. I numeri sono bassissimi. Sono proprio eccezioni quelli che sono finiti in ospedale o ancora più eccezionalmente in rianimazione. Per cui bisogna rivedere. Allora, se tu vuoi riaprire una industria manifatturiera con operai con mascherine alle giuste distanze, devi spiegarmi perché non vuoi aprire un asilo. Cioè, non si capisce che logica ha. Siamo nelle mani di epidemiologi e scienziati. Io non sono né scienziato né epidemiologo, però la gente comune si fa delle domande. Quindi, la fase 2 è giusto tutelare la produzione perché il PIL crolla e perché la disoccupazione diventa un problema sociale tale che qualcuno si compra le armi per difendersi da eventuali intrusioni, in America, per fortuna. Oggi qui non succede, ma bisogna anche cercare di capire che se diciamo, la infettività discrimina luoghi in cui c'è pochissima infezione e età, cioè i bambini ne hanno pochissimi, quasi niente, quei luoghi e quell'età devono essere liberati. Dice Nadia Libera Libraia, è un bellissimo nickname. Dice: credo che saranno gravissime le conseguenze dell'alienazione dei bambini dalla vita sociale. L'elasticità psicologica delle loro menti rischia di farli gravemente abituare a questa situazione. Certo, pensa che ho avuto un bambino con la congiuntivite, perché passa praticamente l'intera giornata tra cartoni animati e videogiochi. E gli sono venuti gli occhi rossi così. Per dirti che, altro che alienazione, qua il bambino ha bisogno di apprendere la socialità attraverso il gioco con i coetanei. Se tu glieli togli, diventa un disastro. Claudia di Quindi no, Libri non scrive, sì, dimmi. scusami. Claudia di Libri ci scrive: ma chi lavora negli asili, come potrebbe proteggere se stesso da un eventuale contagio portato dai bambini? Non è fattibile, non è possibile, cioè non c'è, non, la risposta è non si può proteggere, perché non funzionerebbe una mascherina per proteggere se stesso. L'unica cosa che potrebbe funzionare sono quelle maschere subacquee per andare sott'acqua che coprono tutto il viso con un filtro di carbone attivo, ma diventa ridicolo. Tu puoi immaginare una maestra d'asilo che si mette a fare del genere per giocare con i bambini? Cosa fa? La favola del polpo e della medusa, insomma, non è possibile. L'unica possibilità di controllo è
quella di seguire la persona contagiata in modo tale che tutti i contatti che questo ha avuto, siano bambini, siano adulti, siano chi siano, siano testati. Ma questo comporta una organizzazione e un costo in termini di valutazione della presenza del virus tramite tampone molto alto e nessuno lo ha fatto. Vabbè, veramente no, l'ha fatto Hong Kong. Cioè, a Hong Kong, dove ci sono soltanto 4-5 deceduti, pochissimi, nonostante sia una città affollatissima, appena uno è stato contagiato, qualunque tipo di relazione nei 15 giorni precedenti questo abbia avuto è stata investigata alla Sherlock Holmes, in modo tale che nessuno dei contatti sfuggisse alla quarantena e tutti i contatti sono stati messi in quarantena. E questo ha di fatto bloccato la diffusione del virus. Noi non l'abbiamo fatto, non siamo stati capaci di organizzarci in maniera così. Certo, liberticida, ovviamente, è chiaro, perché se io sono andato, per puro caso, sono andato in autobus con questo qua, mi trovo dal giorno all'altro preso, rinchiuso in un albergo e te stai lì fermo, chiuso in camera. È certo che è liberticida, però evita la diffusione del virus, questo è ovvio. E infatti Hong Kong è uno dei posti in cui il virus è diffuso di meno, nonostante sia così vicino ai focolai. Keter82 dice: ho scaricato il nuovo dizionario Covid e volevo ringraziare, è stato molto utile e ha chiarito diversi dubbi su cui c'è stata molta confusione. Uno di questi è quello che ha appena menzionato. Ci vuoi ridire qualcosa su queste benedette mascherine? Perché c'è stato detto di tutto e di più su quelle attive, passive. Allora, le mascherine da chirurgo sono una gentile espressione di socialità. Non servono a nulla. Cioè, a te che la metti, non serve assolutamente a nulla. Non ti protegge affatto. Perché il virus è nell'aerosolo, può entrarti dalla congiuntiva degli occhi, soprattutto è negli oggetti che sono stati spruzzati dalla tosse o dalle starnuti degli altri, per cui o ti lavi le mani o sei molto attento, o hai degli occhiali, insomma una maschera ben più, o sei protetto come se dovessi, non so, verniciare un'automobile. Ecco, cioè, l'idea del carrozziere, avete presente un carrozziere che entra nella camera di verniciatura come bardato, con occhiali, maschere, filtrazione del particolato, molto importanti perché se no respirerebbe tossici molto dannosi alla salute. O sei bardato così e non credo che nessuno di noi possa permettersi di andare per strada in questa maniera qua da marziano, o se no non servono. Sono sì una tutela. Quando sono inseriti in un contesto di massima protezione intraospedaliero, ma non sono quelle là di carta che mettiamo per strada, e quindi diciamo che in un ambiente chiuso, come non so, un supermercato in cui fa la spesa, evitano che lo starnuto possa provocare lo spruzzo di virus negli oggetti che gli altri toccano per comprare. Questo sì, certamente è un vantaggio perché riduce la possibilità di diffusione del virus tramite tosse e starnuti o tramite anche semplicemente la parola, ma non è uno strumento che ti protegge dalle infezioni. Quindi chi si illude che mettendo la mascherina se ne va in giro e fa quello che vuole senza manco lavarsi le mani sta probabilmente sbagliando parecchio. Tu prima accennavi al fatto che i bambini, diciamo, possono essere portatori ma non si ammalano. Mi avevi detto a questo proposito una cosa che mi ha colpito l'altro giorno. Mi ha detto che questo virus non è tra i più violenti rispetto a quelli visti in passato. Il problema è che scatena una reazione violenta dell'organismo e questa Sì. reazione violenta, per chi è più giovane, si gestisce. Per chi è più anziano ha delle patologie, rischia appunto di provocare un collasso. E mi hai fatto l'esempio di un incendio in casa che viene domato che può essere domato con una secchiata d'acqua oppure prendendo un idrante che fa danni, no?
questo mi E sembrava una cosa certo, se interessante. l'esempio fa capire bene la questione. Allora, se tu stai cucinando e ti succede che si brucia qualche cosa nella tua cucina, una secchiata d'acqua ti consente di risolvere il problema. O forse basta semplicemente un asciugamano, uno straccio, togli l'aria a quello che si è incendiato. Se invece prendi una manichetta da pompiere e apri a tutto volume il getto d'acqua, rovini la cucina, probabilmente rovini anche il salotto e ti distruggi casa. Quindi, se il sistema immunitario per combattere questo virus, anziché dargli una secchiata d'acqua e buttarlo fuori con un po' di muco, si mette a organizzare una risposta massiccia, una risposta infiammatoria massiccia e così potente da alterare il flusso sanguigno nelle vene, nelle arterie, e da ingolfare il polmone di cellule immunocompetenti che vanno lì ad aggredire il virus, ovviamente dipende anche dalla carica virale, da quanto virus è entrato, il danno che fa il sistema immunitario è quasi superiore, probabilmente decisamente superiore, al danno fatto dal virus di per sé. Tant'è vero che stanno usando degli immunosoppressori, quindi quel falso concetto che se sei immunoattivo ti difendi meglio è sbagliato. Cioè, ci sono delle persone che invece avrebbero vantaggio a ridurre le proprie capacità di risposta immunitaria. Ecco perché stanno usando la colchicina che si usa nei gottosi oppure la idrossiclorochina che si usa nella malaria, perché ci sono degli antinfiammatori atipici come questi, oppure quelli farmaci biologici di ultima generazione costosissimi che si usano nell'artrite reumatoide, che abbassando alcuni tipi di risposta riescono a moderare il danno fatto dal sistema immunitario sul proprio tessuto polmonare e quindi riescono a migliorare. Quindi c'è il fronte della terapia. Sta passando dal studio di antivirali diretti, quelli che colpiscono direttamente le capacità del virus di replicare, affiancati a degli immunosoppressori di vecchia e nuova generazione, che sembrano garantire una miglior capacità di recupero dell'ossigenazione dei tessuti, quindi delle capacità polmonari. Questo è molto interessante. Questo virus ci sta insegnando un sacco di cose anche in medicina, cioè non è che, anche perché non abbiamo capito una cosa fondamentale: perché si ammala soltanto il 20% delle persone e gli altri invece hanno al massimo due starnuti o un raffreddore e manco se ne accorgono? Che poi è uno dei problemi maggiori, perché c'è un'enorme quantità di gente che non sa di essere portatore di Covid-19. E perché questo 20, quindi l'80, 82, 85% delle persone manco se ne accorgono e girano tranquille per la città, per casa propria. Quindi sì, obbediscono ai dei decreti ingiuntivi di starsene a casa per obbedienza, ma non è che si sentono male, quindi non capiscono neanche. Poi nessuno va a valutare se sono portatori o no, quindi non lo sanno. L'altro invece, il restante 20%, nella fascia diciamo anziana rischia grosso, cioè finisce al pronto soccorso, sviluppa la polmonite e tra questi almeno un 10-12% finiscono addirittura in terapia intensiva, cioè il polmone cessa quasi di funzionare, quindi rischiano veramente la pelle, tant'è vero che il numero di persone decedute è altissimo nelle zone di Bergamo, Cremona e altre. Allora, lì bisogna capire come orientarsi nel controllo dei portatori sani, cosiddetti, o comunque dei portatori inconsapevoli. Chiamerei sani, portatori inconsapevoli è meglio, dà più l'idea. Come facciamo a seguirli? Allora, l'unico modo per seguirli è partire dal contagiato. Il contagiato, qualunque contatto umano abbia avuto, deve portare dal punto di vista investigativo, alla eliminazione di tutti i sani inconsapevoli d'essere portatori, che vuol dire metterli in quarantena, cioè toglierli dal flusso sociale comune, se vogliamo provare a ridurre i tempi di disagio,
chiamiamo eufemisticamente disagio, di disastro che questo virus sta compiendo nelle società di mezzo mondo o di tutto il mondo. Da questo punto di vista è fondamentale, come in questi giorni sentiamo dire, che ci sia la disponibilità a fare tamponi in maniera estensiva. Guarda, il tampone ti dice ce l'hai o non ce l'hai, non ti dice quanto ce n'hai. Quindi non è quantitativo. E ti dice ce l'hai o non ce l'hai, non al 100%. Quindi non stiamo parlando di cose perché ci sono mille e una ragioni per cui il test di amplificazione dell'RNA del virus potrebbe non essere immediatamente capace di rispondere a sì, no, uno. Quindi c'è alcuni che hanno fatto un tampone, sono stati negativi e poi dopo sono diventati positivi. Quindi anche da come lo prendi e da qual è il tempo in cui lo processi dipende la risposta. E poi nessuna risposta quantitativa, cioè non ti dice che carica virale hai. Noi sappiamo oggi dall'AIDS e dall'HIV che la carica virale, e cioè quanto virus tu porti nelle secrezioni nel sangue, è fondamentale per capire quanto sei infettante. Perché se ce n'hai pochissimo, perché magari sei sotto terapia, è difficile che un tuo rapporto sessuale sia a rischio per l'altro. Quindi la carica virale è un criterio fondamentale per capire quanto sei infettante. Sì. Noi questo criterio non ce l'abbiamo, non abbiamo un test. Ma neanche con Allora perché non li... scusami, Nana Cecchi chiede neanche con analisi del sangue. Allora, l'analisi del sangue ti dice se hai fatto l'infezione oppure no, se hai anticorpi oppure no. Gli anticorpi che fai nei primi giorni si chiamano IgM e sono quelli che salgono subito, sono molto robusti, molto grossi, anche se meno specifici. Poi seguono, una settimana o due dopo, cominciano a crescere le IgG, sono due tipi di anticorpi. Sappiamo dalla letteratura scientifica sinora pubblicata che ben il 6% degli infetti, di quelli che erano positivi al tampone, non fanno anticorpi. 6%. Quindi il test deve essere uno molto specifico e ne stanno girando, diciamo, di artigianali che non sono così affidabili, anche perché è stato un business privato, la gente è andata a pagare pur di essere testata per sapere se aveva o no avuto contatto con il virus. Due, non è detto affatto che chi ha avuto il contatto con il virus abbia sviluppato rapidamente anticorpi sufficienti ad essere identificati in laboratorio. Non lo è detto. Tanto è vero che ci sono dei guariti, cioè gente che si è effettivamente ammalata, con tamponi positivi, effettivamente ha avuto una sindrome respiratoria, è stata dimessa come guarita ed era negativa agli anticorpi. O perlomeno gli anticorpi erano così bassi che non hanno impedito che si riammalasse. E questo sarà un problema serio della fase 2. Perché se abbiamo il rischio, come succede nell'influenza, che ti puoi fare una seconda influenza, nonostante tu abbia prodotto anticorpi, vuol dire che non ci troviamo di fronte a un virus come quello del morbillo, per cui se tu sei vaccinato o hai preso il morbillo, per tutta la vita non te lo prendi più. Siamo di fronte a un virus diverso, che o perché cambia lui, o perché ha degli strumenti per tutelarsi dalla risposta immunitaria particolarmente efficaci, magari ti fa anche ammalare e quindi riesce a Questo, ripassare. questa è una questione essenziale, tra l'altro era una domanda che faceva Mister Marzulli, appunto, è come la varicella, cioè non si prende più o c'è possibilità di ricadute? E hai appena risposto, mi sembra. Eh sì, cioè, per adesso ne abbiamo poche, ma la possibilità sembra che esista, anche se la ricaduta sembrerebbe molto più lieve. Però questo va bene per chi fa la ricaduta, ma va male per chi invece è sano, perché vuol dire che l'ammalato continua ad essere uno strumento di contagio. Da tutto quello che dici emerge, ma questo è evidente, che questo virus è un virus del tutto nuovo, che anche la ricerca medica sta cercando di prendere le misure, quindi cominciamo a Sì. conoscere qualcosa, ma e quindi diciamo, da una parte stiamo mettendo a punto, tu mi dicevi l'altro giorno, un sistema di cura che speriamo diventi sempre più efficace, nel senso che ne capiamo un po' meglio come Sì, dicevi, avere una cura, per esempio, antinfiammatoria che
riduca la possibilità di arrivare alla fase acuta. Dall'altra, forse l'unica soluzione finale poi veramente è il vaccino. Il vaccino sarà la soluzione finale, ma dovrà essere capace di indurre una risposta immunitaria stabile nel tempo, possibilmente meglio ancora dell'influenza, perché quando noi ci vacciniamo contro l'influenza non è che ci proteggiamo tutta la vita dal virus influenzale, eh? Quindi, se ci vacciniamo per il morbillo, sì, ci proteggiamo tutta la vita, per la varicella anche, ma non per l'influenza. Quindi non sappiamo quanto potente sarà il vaccino nel proteggere la popolazione e per quanto tempo. Sarà una cosa, è una gara, è una vera e propria gara. E poi, se vuoi, ne parliamo anche dei costi e di chi sta facendo la gara e di quali ritorni economici. Basta vedere i valori di borsa della Gilead, per esempio, che è quella che ha pubblicato i primi 100 casi trattati con un antivirale nuovo, e ti rendi conto che la gente compra azioni di chi ha promesse molto serie di vendere miliardi di fatturato di nuovo antivirale. E poi chi li Esatto. paga? Poi vorrei sapere chi li paga. Il servizio sanitario pubblico, ovviamente, ma a che prezzo? A quello dell'antivirale per l'epatite C ci possiamo suicidare tutti quanti, perché quando è uscito costava 38.000 euro a paziente, puoi immaginare se ci possiamo permettere cifre del genere. No, parliamone subito. Tu l'altro giorno mi dicevi stiamo facendo progressi straordinari, è molto, come dire, è molto rapido, sono molto rapidi anche i test che si faranno già in estate. Il presidente dell'Associazione Pediatri in conferenza stampa ha detto siamo molto vicini. Questo però temo che abbia dato un'idea illusoria a persone come me. Dicendo siamo molto vicini non vuol dire che siamo molto vicini alla diffusione, alla vaccinazione di massa, perché credo che quella purtroppo sarà una cosa che se anche andasse bene dovremmo aspettare un anno o no. Ebbene, decliniamo la parola vicini. Per la medicina, se il vaccino arrivasse tra 16 mesi, 18 mesi, sarebbe quasi un miracolo, cioè vicinissimo, perché i tempi di elaborazione di un prodotto e la sua moltiplicazione, tanto da avere milioni di dosi, sono dei tempi che saranno accorciatissimi, ma comunque sono tempi oltre i quali non puoi fare. Non puoi contrarre le ore di lavoro, nonostante i finanziamenti che ci metti sopra. Quindi, secondo me, soprattutto la risposta abbiamo bisogno di osservarla per un certo periodo di tempo. Cioè, quando ne ho vaccinato 1.000, di questi 1.000, quanti è che continuano a essere portatori e diffusori del virus? Quanti invece non lo cessano di esserlo? Quanti sono protetti da un'eventuale recidiva e quanti no? Lo so soltanto se aspetto dei mesi, se no come faccio a saperlo? Ecco, questo andiamo verso la conclusione della nostra chiacchierata, diciamo abbiamo ancora una decina di minuti, ma questo ci porta a un dato molto importante, secondo me, cioè noi dobbiamo cominciare a ragionare tutti, cosa che forse per un medico è scontata, ma non è detto che lo sia per altri, sul fatto che abbiamo di fronte una stagione lunga. Le conseguenze di quello che sta succedendo, anche nell'ipotesi più ottimistica, e cioè in cui riduciamo fortemente i rischi e la mortalità, e questo speriamo naturalmente che succeda, ci attrezziamo al meglio sotto il profilo ospedaliero, delle cure, ma avrà un'incidenza sui nostri comportamenti che andrà avanti almeno fino a tutto l'anno prossimo. Sì. E quindi probabilmente sarà un'incidenza che cambierà i nostri comportamenti nel medio periodo, o sbaglio? No, non sbagli. Noi avremo un alleggerimento notevolissimo del carico ospedaliero. Avremo imparato a curare molto meglio e molto più rapidamente chi si ammala, con risultati sempre migliori. Quindi ci sarà meno senso del panico. Come è successo per l'AIDS, guarda. L'esempio è molto vicino, non è tanto lontano nel tempo, parliamo di 20-30 anni fa, degli anni 85 o 90. Quindi oggi dell'AIDS nessuno ha paura,
Probabilmente tra qualche anno del Covid-19 nessuno avrà paura perché le cure saranno così efficaci che se anche t'ammali comunque ti recuperano. Però la convivenza col virus rischia di essere lunga e di condizionare fortemente il comportamento nostro e soprattutto deve essere associata all'idea che l'igiene di un mercato alimentare non è una balla della comunità europea che ti obbliga ad avere l'acciaio inox pulito su cui metti il pesce. Non è una balla, è una cosa sacrosanta, per cui se tu continui ad avere in un mercato cinese della gente che acchiappa i pipistrelli e gli zibetti, li mette in gabbia a fare urine e feci, sputare, sanguare, macellare in mezzo a pesce, ma come si fa? Ma come si fa? Cioè, questa gente che non ha il minimo del criterio di igiene, non so, non è che non si lava le mani, no, non ha criterio. Quindi non è che noi tutto il mondo può pagare il fatto che questi sono quello che in cagliaritano si chiama cadozzus, cioè gente sporca, cioè gente che non ha idea di che cosa significa togliere gli spazi ad animali selvatici per offrirli in tavola di gente che, siccome fa figo mangiare lo zibetto, allora siccome sono un cinese arricchito e fa figo, mi compro lo zibetto al mercato. Ma dove siamo arrivati? Cioè, va bene che diciamo, protestare perché la comunità europea ti dice quale dimensioni la vongola debba avere per essere venduta, che forse è persino eccessivo, ma che noi dobbiamo avere dei cinesi che vanno e vengono in aereo a portarci le porcherie che loro stessi generano, deforestando e andando ad acchiappare pipistrelli nelle grotte, francamente mi sembra una cosa. Ma quello che tu dici è dentro il concetto appunto di salute globale. Quando noi abbiamo promosso con Walter Ricciardi e Stefano Vella l'anno scorso a Padova il Festival Salute Globale, molti si chiedevano ma che cos'è. È esattamente questo, cioè che nell'epoca di una globalizzazione fortissima, in cui gli spostamenti, i trasferimenti, i contatti sono molto più di quanto non fossero semplicemente anche solo nella generazione precedente alla nostra, la salute dei cinesi ci riguarda. La salute Altro che di un mercato del pesce a Wuhan riguarda chi vive come te a Genova o come me a Roma o chi sta a Parigi o chi sta. certamente. E questo però vuol dire anche che dovremmo avere come dire, una governance, come si dice oggi con brutta parola, della globalizzazione comune. Per esempio, in questo momento molti criticano l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è mossa in ritardo e che forse non ha neanche grandi poteri. Non credi anche tu, non credi che forse dovremmo su questo ragionare in futuro e dotare più poteri di coordinamento con regole chiare, trasparenti e globali sulla salute? Assolutamente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe avere potere di veto su un mercato come quello di Wuhan. Cioè, o ti adegui agli standard di igiene per vendere cibo, o se no non lo vendi. Cioè, che qualunque cosa dica il governo cinese. Questa è una cosa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai avuto perché nessuno Stato gliel'ha voluto dare. Nessuno Stato gliel'ha voluto dare, anzi. Quando ha provato a fare la voce grossa sulle vaccinazioni antipolio in Africa piuttosto che non sul controllo della tubercolosi, le hanno tolto i fondi. Quindi c'è gente che veramente non ha capito che la tubercolosi della Tanzania mi riguarda, riguarda me che sono qua a Genova e a te che sei lì a Roma, e riguarda Trump che è lì a New York, che è un perfetto ignorante in termini di igiene e di diffusione delle zoonosi, perché da come ragiona. Si capisce che non ne capisce niente, cioè non capisce che delle capre che sono allevate intensivamente all'interno di stalle in cui ne raccolgono migliaia, diffondono la febbre Q attraverso le feci che si trasformano in letame, non capisce che l'allevamento intensivo, soprattutto se fatto vicino a posti in cui girano animali selvatici, poveretti, sempre più depredati del loro ambiente naturale, comporta il passaggio di virus e batteri all'uomo. Punto. Cioè, non è uno scherzo. Cioè, se tu allevi i maiali
in montagna su un grattacielo di 6 piani in Cina, vicino ai boschi dove girano altri animali selvatici, crei un sistema per cui è facile, rendi facile il passaggio di un virus che non conosciamo all'animale che invece mangiamo. E nel momento in cui lo mangiamo, finisce come è finito adesso con i pipistrelli, cioè ci siamo beccati il coronavirus. Quello che Questo dici, mi pare che sia molto semplice. sì, ed è effettivamente condiviso da molti di quelli che stanno intervenendo, ci ascoltano. Ghigo 1960 dice appunto: bisogna trovare un modo, ma non è facile conciliare sicurezza e salute. Pscelgo 120, Mirko Panza, Nana Cecchi dicono: il problema è avere un controllo, ma anche ovviamente contemporaneamente una solidarietà, perché le due cose vanno insieme, no? Cioè, se tu ti Assolutamente. senti. Ti senti di dipendere da qualcuno che abita dall'altra parte del mondo, devi essere anche capace, e qui torniamo al tema dell'immigrazione, di essere solidale. Ripeto, ne parleremo oggi pomeriggio alle 5 per chi vuole sul profilo Facebook del Festival Salute Globale con una persona che coordina centinaia di medici italiani che sono in Africa in questo momento negli ospedali con gli africani a gestire la salute. Africana da cui dipende anche la nostra. Vorrei chiudere con una questione che in qualche modo sintetizza anche tutto il tuo percorso, Paolo, che è la questione della trasparenza e della comunicazione. Tu sei qualcuno che ha dedicato tutta la sua vita, da una parte a come dire, analizzare, criticare e denunciare i mali della sanità, ma anche a farlo in maniera pubblica, trasparente, chiara, nel tuo modo di scrivere, nel tuo modo di parlare, l'abbiamo ascoltato anche adesso, cercando di non farti scudo del tecnicismo, del jargon che spesso l'abbiamo visto anche in questi giorni. Non sempre le nostre conferenze stampa hanno i medici, magari bravissimi, che sanno comunicare. Questo mi dicevi l'altro giorno, nella gestione della crisi è un tema fondamentale, perché? Perché quando tu ascolti le ansie di una persona qualunque, che sia genitore di un bambino che ha la tonsillite piuttosto che non di un figlio che ha un genitore ricoverato con polmonite, devi avere due capacità. Uno, quello di dedicargli tempi di ascolto per assorbire le sue ansie e le sue incertezze. La seconda cosa che è obbligatorio fare, non usare parole che non capiscono. Perché se tu le usi, non comunichi. Cioè, se io dico il suo padre è affetto da ipertensione essenziale, perché lui deve capire che cosa significa ipertensione essenziale? Se invece gli dico, guardi che suo papà ha la pressione del sangue molto alta, lui lo capisce, sto dicendo la stessa cosa, rinuncio al mio gergo medico e mi vergogno un po' perché con i colleghi non posso dire, che lei ha la pressione del sangue alta. Farei la figura di un per accottare. Ma se dico ipertensione essenziale al figlio preoccupato dello stato di cardiocircolatore del proprio padre, ovviamente gli sto facendo un dispetto, cioè lo sto portando, quasi obbligando, a fare una telefonata a qualche medico suo amico per dire: guardi, mi ha detto questo, mi puoi spiegare cosa vuol dire? Quante volte la gente legge le lettere di dimissione e viene da me e mi chiede, me lo spiega per piacere cosa ci hanno scritto? Ma, no, ma ti sembra che questo sia comunicato? Allora, abbiamo avuto fior di scienziati intervistati durante questo periodo, incapaci di comunicare, incapaci di uscire da un proprio gergo che è troppo tecnico perché la gente capisca. Abbiamo avuto altre persone, altri esempi invece, che fanno tutt'altro, cioè che hanno capito che spiegare le cose con parole comprensibili è un dovere, non è un piacere o una capacità. Allora, la prima cosa che proporrei al ministro della pubblica istruzione è che, oltre all'anatomia, al primo anno di medicina si insegna comunicazione col paziente e si fa un esame serio, magari di durata triennale, con tutti i role play per cui io faccio il paziente e tu fai il medico e vediamo dove arriviamo. In modo tale che la gente lo metta dentro il curriculum della propria formazione. Non è che io sono diventato capace di comunicare perché me lo sono inventato da solo, nessuno me l'ha insegnato nella facoltà di medicina. Anzi, mi hanno insegnato il contrario. Mi hanno insegnato a usare parole criptiche in modo che il paziente non capisse.
restasse fuori dal ragionamento. Quindi. Quello che tu dici è il lavoro che la casa editrice fa da sempre, è esattamente quello che noi proviamo a fare, cioè a prendere le buone idee e a trasmetterle in maniera tale che diventino senso comune, che diventino patrimonio diffuso. Mi fa piacere qui dirlo, uno dei nostri grandi autori che tu ben conosci è Tullio De Mauro. Tullio De Mauro un giorno scrisse: le parole sono fatte prima che per essere dette e per essere capite, e aggiungeva spiritosamente: come disse il filosofo, il buon Dio ci ha dato una bocca ma due orecchie, e diciamo, per chi parla normalmente è una buona educazione farsi capire, ma scriveva per un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo e potrei aggiungere un medico, almeno il servizio sanitario, farsi capire è un dovere costituzionale, costituzionale, non è un Prova a obbligo. dirlo, certo, prova a dirlo a un giudice oppure un avvocato, sono Sì. gente che, o un commercialista persino, cioè sono gente che ogni professione usa un gergo che li distingue, li distanzia e attraverso questa incomprensione trovano un proprio spazio, un ruolo professionale e una propria retribuzione. Questo È anche una forma di esercizio del potere esclusivo, no? Perché Esatto. se io dico una cosa in maniera tale che l'altro non mi capisce, Lo escludo. impedisco all'altro di argomentare, di obiettare, di criticarmi, perché se non sa di che cosa che ho detto, se non l'ha capito, e magari lo dico in maniera tale che quello si vergogna di chiedermi, no? Di È mostrare la certo, sua questo. ignoranza. Infatti, uno dei pochi privilegi del mestiere dell'editore, anzi, sono tanti. E che io dico continuamente ai miei autori: non ho capito, perché non ho il dovere di capire. Quindi dico: professore, scriva meglio, lo scriva in maniera più chiara, perché non si capisce. Paolo, io ti ringrazio moltissimo. Ti chiedo un'ultima cosa per concludere, che è di consigliarci un libro se ti va. Chiudiamo sempre queste nostre conversazioni con un libro letto che stai leggendo, che hai letto in passato, di qualunque tipo. Dico prima di chiudere, noi avremo una conversazione. In questi giorni continueranno i nostri incontri di Casa La Terza. Domani ci sarà Nora Mercurio, che è una bravissima responsabile di diritti esteri di Surkamp, una grande casa editrice tedesca, che parlerà con la nostra responsabile di diritti esteri del mercato dei diritti così importante per scambiare cultura. E mercoledì Pietro Del Soldà, che è un bravissimo giornalista della RAI, racconterà e parlerà con Nicola Taddeo del tema dell'informazione. Torneremo a questi temi qui. Sempre alle 12 su Casa La Terza su Instagram. Allora, ci consigli un libro? Allora, per capire cosa è successo, il libro sulle zoonosi che si chiama Spillover ormai è famosissimo, per cui se volete capire come fa un virus, un batterio a passare da un animale all'uomo, quello lì vi fa capire la storia. Se volete capire che cosa sta succedendo nel mondo della farmaceutica e della produzione di vaccini, l'ultimo libro che ho scritto sulla storia di questo scienziato italo-americano, Raymond Schinazi, che si chiama Cervelli, soldi e medicine, è un libro molto interessante perché ti dice che l'idea nasce dall'universitario, ma poi i soldi per svilupparla e farla diventare una medicina che sia fruibile sono privati, perché noi, che non paghiamo tasse volentieri, non finanziamo la ricerca farmaceutica pubblica. Per cui tutte le medicine che pretendiamo di avere per guarire nascono da soldi privati. E i privati ragionano solo in un modo: se metto 1.000 ne voglio vedere 2.000, possibilmente, se ci riesco. Perché questo è il modo di ragionare delle borse internazionali, per cui non possiamo fare neanche le scarpe a chi ha occupato come privato tutta l'area della produzione dei vaccini, non ce n'è uno che nasce in un laboratorio pubblico, e tutta l'area dei farmaci, non ce n'è uno che nasca in un laboratorio farmaceutico pubblico, se non in regimi totalitari. Per cui se io faccio come ha fatto l'India quando è uscito il brevetto dell'antiepatite C, faccio due conti. Quanti milioni ho di persone infettate da epatite C? 200 milioni. Porca miseria, quanto spendo se compro il brevetto e i diritti brevettuali? Spendo un'ira di Dio. Bene, allora io copio il brevetto e me ne frego. Perché questo è un interesse pubblico così forte che non rispetto i diritti brevettuali. Ma se
cominciamo a fare guerre di questo tipo, per cui chi è ricco ha i farmaci e ha i vaccini, e chi è povero è obbligato a copiarseli oppure ad arrangiarsi, allora altro che diritto alla salute globale. Qua siamo di fronte a un panorama in cui il Covid-19 è solo il primo di una serie di brutte situazioni che si ripeteranno nel tempo. Paolo, hai aperto una questione gigantesca. Tra l'altro, moltissimi stanno scrivendo che hanno apprezzato molto la tua chiesa.